però ce l'ho particolarmente proprio in, personalmente con Matteo Salvini, perché da quando è stato eletto Premier purtroppo ha fatto tutta una serie all'interno dei discorsi, tutta una serie di atti, di decreti, secondo me, a mio parere, disumani contro le convenzioni, le principali convenzioni, i trattati internazionali che sono stati stipulati sin dal, non lo so, mi viene in mente la convenzione di Montego Bay dell'82 per esempio, che sancisce che ogni comandante di una nave deve necessariamente riportare in salvo appena possibile i propri passeggeri, quindi automaticamente i propri migranti, e invece abbiamo un ministro degli interni che addirittura fa passare dei decreti sicurezza. Il primo decreto sicurezza assolutamente era disumano, il secondo decreto sicurezza bis è stato qualcosa di contro tutte le convenzioni, contro la convenzione di Montego Bay, contro la convenzione di Ginevra, ma che cosa dico, contro la Costituzione italiana, che secondo l'articolo 10 sancisce che noi dobbiamo dare dimora a tutte quelle persone a cui non è garantito il libero esercizio della democrazia nel proprio paese. Quindi automaticamente tutte le persone che provengono dalla Libia, tesoro mio, noi siamo costretti ad accettarli. Il punto qual è? Il punto è che probabilmente non ci crede neanche lui a quello che dice, semplicemente a lui serve fare una politica simile, perché è una politica basata sull'odio e sul razzismo, e così prende voti, perché il popolo italiano non sa dove, contro chi puntare il dito, non sa adesso cosa guardare, e ha trovato l'uomo, hanno trovato l'uomo forte che ha trovato il capro espiatorio, intanto non lo so, sta facendo sparire milioni, perché comunque non siamo, non continua ad avere legami con la Russia, di Putin, una Russia dove non è lecito neanche manifestare, e in due giorni di manifestazioni ci sono state oltre 1000 arresti. Non lo so, mi sembra tutto quasi incredibile. Saluti Terroni, Matteo! I Terroni! Guarda cosa! Sei al nord, Matteo! Sei al nord! Salutaci la Russia! Vergogna! Siamo Terroni, Matteo! Salutaci! Saluti Terroni! Matteo! Matteo! Saluti Terroni! Matteo! Non ha neanche studiato nella sua vita. Ma perché il PD ti ha dato i diritti umani a te? Stupida. Ma il PD ti ha dato i diritti umani? No? Chi ci ha dato la voce? Ma i diritti umani, chi li ha dati? Che quella vuole provocare. Vai a lavorare! Violenza!